Noi ci troviamo davanti a un laboratorio che è molto particolare, è il laboratorio del progetto Talking Hands. Siamo qua con Fabrizio e con parte della comunità che dà vita a questo progetto e chiediamo subito a Fabrizio di spiegarci un po' la natura di questa, di questo esperimento di comunità e un po' come funziona. Sì. Il progetto è nato a novembre di quest'anno, è nato più o meno come uno spin-off di un'esperienza che era un po' più antica, nel senso che all'incirca 2 anni fa abbiamo iniziato a organizzare dei corsi di ginnastica all'interno della palestra popolare, corsi di ginnastica che sono stati pensati espressamente per accogliere poi alcuni ragazzi che vivono all'interno dell'hotspot della ex caserma Serena di Dosson di Casier. I ragazzi sono più o meno qui tutti da all'incirca 1 anno e mezzo, 2 anni, sono arrivati a Treviso a ridosso dei famosi fatti di Quinto, quelli che non so se tutti ricordano, c'è stata di fatto una sorta di rivolta in un quartiere, poi organizzata e orchestrata da dei gruppi della destra radicale. Le case che erano destinate ai ragazzi sono state di fatto, insomma, c'è stato un impedimento di accedere agli alloggi e da lì è stato creato, c'è stato un avvicendamento, diciamo, nella dirigenza della prefettura di Treviso, ha cambiato il prefetto ed è stata creata una struttura temporanea d'accoglienza che si chiama ex caserma Serena. Il posto è un hotspot provinciale, anche su questo ci sono delle, diciamo che assistiamo un po' a un balletto dei numeri, diciamo che allo stato attuale siamo certi che vivono all'interno della struttura circa 800 persone. La palestra ha avuto questa funzione di riattivare dei corpi. Ecco, quando un corpo si riattiva, inevitabilmente poi si riattivano anche il resto delle facoltà e delle capacità di un essere umano, e quindi è nata l'esigenza di fare qualcosa durante il giorno. Fare qualcosa è diventato il progetto Talking Hands, che è un opificio dove produciamo delle cose, produciamo degli oggetti. Al momento sono attivi un gruppo di ragazzi che si occupano principalmente di falegnameria, però ci sono anche altri, chiamiamoli piccoli dipartimenti, che lavorano per esempio con l'intreccio della corda, con il ricamo, con la sartoria. E l'idea è quella appunto di auto-organizzarsi, autogestire uno spazio di produzione attraverso dei criteri di tipo artigianali, ma non solamente artigianali, anche avere la capacità poi di produrre delle collezioni, delle serie di oggetti. Talking Hands non è un terzista, non è un fornitore. Talking Hands è un progetto nel quale noi chiediamo ai designer con i quali ci interfacciamo di lavorare assieme, quindi di costruire poi delle collezioni, degli oggetti che riescano poi a fare buon uso, un uso intelligente di abilità che i ragazzi hanno nelle loro mani e portano, diciamo, dai loro paesi d'origine. Assieme al designer Matteo Zorzenoni ha portato alla produzione a dicembre di una collezione di casette per bambini. Ecco, abbiamo approfittato poi della contingenza delle festività del Natale per pensare a questa collezione e poi ci sembrava interessante che fossero dei rifugiati che realizzassero dei piccoli rifugi domestici per i bambini. Oggi abbiamo presentato per la prima volta il lavoro dell'atelier di ricamo, dove c'è un bravissimo, un talentuoso ricamatore che sta anche lì lavorando su dei tessuti, dei materiali locali attraverso invece delle tecniche che ha portato appunto dal Gambia, nello specifico alla Gine gambiano, e lavora appunto con questa tecnica del ricamo. He wants to know something related with our consciousness, our sense of community, the way we are working together and manage the workshop. The workshop, yeah. Yeah, the workshop we started in
November this work here, and then we was coming to the gym to make the gym here. So these people, they ask us what we are doing at the camp. We tell him, they tell them that we have not done anything. We are just staying at the camp. Some people are staying there almost 1 year, 5 months, 1 year, 2 months, you know. So we are not doing anything. So they talk to me to tell us that let us create something. So if some people are among you people who know knowledge of handwork like that, so we can come together, we show our knowledge in this place here. And it's a self-manage. So everything we do ourselves, we get that money, we go plan ourselves to buy some things for ourselves, you know. So now we need support for the people, but now it's the talking hand almost is a self-manage. So anything we get, we manage ourselves. Because these Falinyame materials are many, but we don't get all. So we manage ourselves small. If we get small, we go buy material, we bring it. If we have small, we go buy material, we bring it. So that's better, we sleep at the home. So we are not doing anything. So maybe when we go like that, small, maybe after we can get the big project. So we can work and people can benefit on it. Customers Arena, we have a school there, but it's only every week, only 2 days, we go to school. And then these 2 days, 2 days, every day we have only 2 hours to learn. So maybe we are mature people and we have many things to think about in our head. So maybe we cannot manage that to understand Italian very fast. This one is allergy. This is the one, this man make all this. You understand, these pillows. So, and this one, I'm sorry. This one, I make this. So I make this and the, this like cap and the belt, we make it. So Yaya is a Falinyame and a singer. Just come boy, we want to introduce everybody. So you know, this one is Falinyame for this talking hand. He's the first person who opened this place for do this job, Falinyame. They know knowledge of Falinyame. If they have a material, I know they will work very nicely. But come, like I say, we don't have material. So we are managing ourselves. So to buy the material small. You know, since we have the help of these people, now we came here to do something, you know. Instead of nothing, we do something, you know, so that we can have, you know, we can do something for the future, for the nation, you know.